Che chi tra di noi anche oggi abbia provato a fare seriamente il lavoro che ci siamo dati e a capire, ad ascoltare la voce dell'autore, sicuramente almeno in un qualche momento avrà fatto questa esperienza iniziale, ma meravigliosa, e dopo la confusione più totale, no? Oddio, io non ci capisco nulla. L'esperienza invece, come, io la dico così, poi non so, come di una parete che viene sfondata. Una parete che viene sfondata. Mi viene in mente, facendo subito riferimento al testo, Solo di un uomo ridicolo, l'essere misterioso, dopo aver afferrato il nostro eroe, e per poi trasportarlo in questo volo, no, nell'universo, a un certo punto all'inizio gli dice: vedrai tutto. È con questa promessa che noi vogliamo iniziare, che ciascuno oggi possa fare questa almeno iniziale ma meravigliosa esperienza del vedrai tutto. Vedrai tutto. Quindi oggi siamo qui per questo, perché questa esperienza accada a ciascuno. Il mondo parla e tu sai ascoltare? Adesso do da subito alcuni avvisi, perché poi non so in realtà chi deve andare via prima, deve andare via dopo, le corriere, le cose. Il primo avviso riguarda i professori. Come sanno già, questa attività rientra in tutte le altre attività che vanno a comporre quell'unità formativa cui si sono iscritti, che dovrà essere poi rendicontata alla fine, nelle ore, nelle attività, e si concluderà con il report finale, a seguito del quale poi riceverete l'attestato. Chi è iscritto sulla piattaforma Sofia lo vedrà caricato direttamente su Sofia, chi invece non è iscritto lo riceverà a casa, cioè a casa, non a casa, via mail cartaceo. Invece sempre per gli insegnanti, ma in realtà non è solo per gli insegnanti, ce ne siamo accorti in questi anni, perché noi d'estate facciamo un esperimento in grande di quello che noi stiamo facendo adesso, cioè una settimana in montagna, a Sestola, in cui ci immergiamo completamente in un testo e tutti insieme cerchiamo di capire, di ascoltare la voce dell'autore. E sarà dal 19 al 24 luglio, sempre con la professoressa Casattina che ci guida in questa avventura. E a tema quest'anno ci sarà l'opera L'idiota di Dostoevskij. Per maggiori informazioni potete andare sul sito www.ilmondoparla.com. Colgo l'occasione per dirvi che sul sito tutti possono accedere al sito, e nella voce materiali troverete tutto: le foto di questa giornata, le trascrizioni della conferenza, della tavola rotonda, oppure anche quelle che sono state fatte negli anni precedenti. Magari uno scopre che un ragazzo 2 anni fa aveva fatto la sua stessa relazione, dice: aspetta che vada a vedere. Invece, chi desiderasse acquistare il libro Scritti da sottosuolo, nella nuova edizione curata appunto dalla professoressa Casattina e da Elena Mazzola, che oggi riveste il ruolo di traduttrice, lo potrà trovare all'uscita. Quel libro è molto importante per 2 ragioni, perché oltre a essere una traduzione fatta totalmente col nostro metodo da soggetto a soggetto, alla fine c'è anche una parte proprio che lo descrive nei suoi passi, nei suoi principi fondamentali. Il sito ve l'ho già detto, qualsiasi domanda potete rivolgere alla segreteria del progetto, di cui contatti li trovate sul sito. Invece colgo l'occasione anche per dirvi che sabato, questo, alle 17:30, c'è un incontro sempre con la professoressa Casattina che si intitola Fuga nella realtà. Che cosa ha da darci oggi la letteratura? È promosso da alcuni ragazzi dei licei Muratori, Villegendi e Tassoni in collaborazione con la Biblioteca Delfini. E si svolgerà nella sala della Biblioteca Delfini, incontri. Alla fine potete trovare il volantino chi è interessato.
Ancora una cosa, chi oggi farà la relazione riceverà, ecco che abbiamo la classe mancante, accomodatevi, che abbiamo iniziato. Alla fine i ragazzi che hanno fatto la relazione, se si accomodano qui al banco, perché gli verrà consegnato loro un diploma. Il diploma in realtà lo riceveranno anche quelli che hanno collaborato alla relazione, ma non oggi, glielo faremo arrivare. E anche i ragazzi che si distingueranno per la partecipazione attiva oggi. Così colgo subito l'occasione per dire come lavoreremo questa mattina e oggi pomeriggio. Allora, nella mattinata avete il programma e quindi si succederanno le relazioni. Ciascun relatore avrà circa una decina di minuti a disposizione, dopodiché c'è la discussione. In cosa consiste? Chiunque dal posto dei partecipanti, sia i professori che i ragazzi, ma anche noi, potrà interpellare lo studente che ha fatto la relazione per chiedere degli approfondimenti oppure per confutare la sua tesi. Anche per confutare la sua tesi, dicendo: ma secondo me hai visto male. E naturalmente, scusate, capisco che siete arrivati adesso, però anche per confutare la sua tesi, naturalmente la nostra arma, diciamo, in questa discussione è il testo. Cioè ciascuno dovrà, usando il testo, aiutare tutti a vedere di più. Quindi se qualcuno secondo voi ha visto male, proprio vi prego di intervenire, perché un lavoro come quello che noi facciamo oggi è molto raro, che ci siano persone che insieme pongono domande, insieme pensano, insieme vogliono capire. Quindi ciascuno di voi riveste un ruolo insostituibile. Per favore, non privateci della gioia di sentire anche la vostra di voce. Oggi pomeriggio invece come funzionerà? C'è la tavola rotonda libera, quindi chiunque vuole fermarsi si ferma, inizia alle ore 14, non siamo qui ma in un'aula che ci verrà indicata. E la tavola rotonda sostanzialmente funziona così: ciascuno che ha delle questioni da porre, anche chi non ha fatto la relazione, può venire a porle. Questioni che possono essere nate dalla mattinata, perché uno è rimasto insoddisfatto, secondo lui su un tema non siamo andati abbastanza a fondo, quindi viene, oppure tutte le altre cose. Ad esempio, so che c'era chi aveva fatto delle relazioni, ma poi non c'è stato lo spazio per presentarle. Uno può venire lì, almeno il sunto della sua relazione lo può presentare. Bene, io abbiamo già conosciuto la nostra carissima amica Tatiana Casactina ed Elena, e io penso che per me è sempre una gioia averle qui, e vi confido, ma penso che lo sappiate anche voi, è una rarità trovare degli studiosi che desiderano dialogare con i ragazzi. E questo per me è sempre motivo di un grande stupore, quindi sicuramente è una gratitudine quella che ci fa essere qui adesso. Tu hai piacere di dire qualcosa? Possiamo iniziare. Allora, partiamo con la prima relazione che è stata realizzata da Pasquale Di Gennaro, De Angelis, Attagui e Saraci,
la leggerà Pasquale Di Gennaro dell'Ipsia Corni di Modena. La relazione si intitola "Perché l'uomo ridicolo preferì spararsi al cuore e non alla testa?". Perché non dicono preferisce il cuore e non alla testa? Aspetta un attimo, aspetti anche ci sia. Ok, vai. Di Silvio Sierze. Perché non dicono preferisce il cuore e non alla testa? Ho detto che mi hanno addormentato, senza rendermi conto. Come continuando a riflettere sulle questioni che mi occupavano. A un certo punto ho sognato che prendevo la pistola e, rimanendo sempre seduto, la puntavo direttamente sul mio cuore. Al cuore e non alla testa. Prima avevo deciso in maniera definitiva di spararmi una palazzola in testa, precisamente la tempia destra. Questa è la frase che ha suscitato la domanda che ci siamo posti dopo la lettura della storia. Perché l'uomo ridicolo preferisce spararsi al cuore e non alla testa? Siamo arrivati alla conclusione che l'uomo ridicolo sa che senza emozioni non si può vivere, quindi decide di spararsi al cuore, che inoltre è la causa principale imputata del suo suicidio. L'uomo ridicolo non è mai stato veramente indifferente a tutto ciò che ci circonda, perché appena gli dici di esserlo, in realtà ha già provato un'emozione. E noi sappiamo che l'uomo ridicolo sta cercando di diventare indifferente e privo di emozioni prima di suicidarsi. Il punto di svolta della storia, ovvero quando si scopre che l'uomo ridicolo non è veramente indifferente, avviene col fortuito incontro con la bambina che chiedeva aiuto. Dopo l'incontro, con la stessa notte, il protagonista, sedutosi sulla poltrona nella sua casa, sentì che qualcosa gli pungeva al cuore, la pietà, la compassione, il sentimento che ha frenato la sua voglia di suicidarsi. Su quella stessa poltrona, il protagonista inizia a riflettere su molte questioni e ad un tratto sembra che non possa più morire se prima non avesse risolto qualcosa. Inizia a riflettere su ciò che gli era appena accaduto e la pietà e la compassione che aveva provato verso la povera bambina lo distrae dalla sua autodistruzione e lo fa sprofondare in un mare di vergogna e pentimento. Così l'uomo ridicolo, dopo l'incontro e le riflessioni, capisce che è impossibile fuggire dinanzi a ciò che rende un uomo. Ovvero il cuore sentimenti. Dopo tale osservazione, la mente del protagonista si addisce e lascerà spazio al cuore, che lo trascinerà nel fatidico sogno. Sembra che i sogni siano mossi non dalla ragione, ma dal desiderio, non dalla testa ma dal cuore. L'uomo ridicolo dimentica che oltre alla materia della quale siamo composti c'è un sentire, che non è possibile cogliere con i soli strumenti della mente, e in questi casi anche in gioco il cuore, che non solo lo salva ma gli fa vedere la verità. Allora, scusate, mi sono dimenticata di una cosa. Non è il silenzio, è una, come si può dire, una condizione fondamentale, assolutamente, sia per ragioni anche per agevolare la traduzione, perché un brusio di sottofondo, credetemi, rende molto difficile il lavoro di traduzione, ma anche per quello che ci siamo detti prima. Il mondo parla, ma noi sappiamo ascoltare. Però nessuno si deve sentire obbligato. Quindi se uno proprio sente che è qui, ma in realtà non gli interessa, aspetta fuori. Chi rimane dentro vuol dire che vuole proprio provare. E adesso possiamo già partire subito a fare delle domande al vostro compagno, se qualcuno ha delle domande da fare. Un attimo,
Io avrei una domanda. Posso farla? Ok, sì. Io avrei una domanda che è questa. Perché tu dici, siamo arrivati alla conclusione che l'uomo ridicolo sa che senza emozioni non si può vivere, quindi decide di spararsi al cuore. A me piacerebbe capire meglio, un po' magari l'hai detto, però capire meglio da te. Ma dov'è che tu hai visto nel testo che lui sa che senza emozioni non si può vivere? Me ne sono accorto quando lui aspetta un segno prima di spararsi, che si siede sulla poltrona ed esita, perché se uno è deciso a spararsi, a suicidarsi, lo fa senza esitazione, e lui esita perché aspetta un segno e quindi automaticamente penso che lui sappia che non può vivere senza emozioni, perché già nel momento in cui lui aspetta un segno, penso che lui provi un'emozione. Magari anche solo di un semplice disagio. Però lì esattamente il contrario. Se non ho, cioè, in quel punto lui sta aspettando che succeda qualcosa, aspettando di non essere più così indifferente per uccidersi, non per vivere. È sempre un'emozione, però aspettare l'indifferenza. Per uccidersi. Sì. Ma sai che non si può vivere senza emozioni, anche aspetta anche un'emozione per uccidersi. È quello che intendo dire. Infatti, hai capito cosa ti sto dicendo? Ma comunque. Ho voluto sottolineare questa parte qui perché sembra che, cioè, leggendolo soggettivamente parlando, mi è parso di capire che lui capisce in quel momento di non essere indifferente, che sa che non può fare nessuna azione senza emozioni, anche prendere semplicemente l'autobus, magari bisogna provare qualcosa, magari rabbia perché è in ritardo. Un po' То есть правильно ли я понимаю, что по вашему эмоция вообще основа всякого действия? Capisco giusto che per te l'emozione è la base di qualsiasi azione? Per me sì. А для смешного человека? А может быть, мне вот это прокладывает, чтобы немножко неудобно. Ok, per te così, e per l'uomo ridicolo? Secondo me anche per lui le emozioni sono la base, perché lui prova ad essere indifferente, non lo è mai stato. Источник эмоций это именно сердце. E la sorgente dell'emozione è proprio il cuore. Sì. Sì. È la parte che ci rende umano. А вот можно рассматривать ведь сердце и как источник познания. Ma si può considerare il cuore anche come la sorgente della conoscenza. Противоречит ли это тому, что оно как бы источник эмоций? Questo contraddice il fatto che sia la sorgente delle emozioni? Это вопрос. Una domanda. Direi no, perché. Anche se sono una persona abbastanza corta e ragiono in modo razionale, non farò mai solo affidamento alla testa e alla mente, ma userò sempre il cuore. Всегда буду использовать сердце. Есть девушка. Да. Il cuore è una rappresentazione delle emozioni che noi proviamo. Le emozioni sono uno sviluppo della mente. E le nostre azioni a volte non dipendono solo dalle emozioni, ma anche da essere umano. Scusa. La è un'affermazione corretta secondo voi? Puoi ripetere l'ultima parte? Che le emozioni sono un frutto della nostra mente. Il cuore è la rappresentazione di quello che noi associamo alle nostre emozioni. E a volte le nostre
azioni иногда sono наши действия это не только эмоции, а это может даже сказать инстинкт выживания. Согласны ли вы с этим? Una frase giusta, se Правда, не вы. Или это по-вашему? Потому что я как бы бросаю тебе вызов без сердца. Ты никогда не жила без эмоций. Ma io non ho detto questo. Noi anni c'è una rappresentanza. Aspetta, cerca di capire bene perché. Questa vita. Prova a rispiegarti. Un esempio molto semplice. Noi associamo la libertà Svobodu a molte azioni. Per esempio, uno si può sentire liberi di esprimere il proprio parere. Come persona. Perché abbiamo diritto. Oppure possiamo definire libertà anche da semplice sentimento provato da lanciarsi a 350 km da terra da 9 piani. Ti posso dire libero. Non ho detto che io vivo senza emozioni, ma solamente che emozioni, il cuore è la rappresentanza delle nostre emozioni. In che senso? Puoi spiegare? Nel senso che non è un frutto del nostro cuore, è un frutto della mente. Non è frutto del nostro cuore. Secondo me, la maggior parte della nostra vita troviamo delle emozioni in tutto. Però, a volte anche solamente istinto umano, per esempio, andare a prendere l'autobus, può anche andare tranquillamente. La prima domanda è una frase giusta secondo voi, la mia affermazione, siete d'accordo? Я, честно говоря, не совсем хорошо поняла, что именно вы пытаетесь разделить. Se devo essere sincera, non ho capito fino in fondo quello che cerco di distinguere. Если вы говорите, что эмоции рождаются в уме, а не в сердце. Se dici che le emozioni nascono nella mente, non nel cuore. И что сердце только как бы назначенный такой представитель вот этих эмоций. E se il cuore è solo il rappresentante, quello che deve essere il rappresentante di queste emozioni. А на самом деле никакого отношения к ним не имеет. То можно сказать, что люди, которые начали говорить о том, что эмоции рождаются в сердце, allora si può dire che le persone che hanno iniziato a dire che le emozioni nascono nel cuore, внимательно следили за своим состоянием. Внимательно следили за своим состоянием. Sono state molto attenti alla loro condizione, come stavano. Когда что-то происходит, у вас сердце начинает либо сжиматься и как, да, так сказать, ощущать некоторую боль. Quando vi accade qualcosa, il cuore inizia come a contrarsi o a provare un dolore. Или начинает сильно биться, если вы чего-то ждете. Oppure inizia a battere forte se state facendo qualcosa. Вы чувствуете вдруг пустоту на месте сердца. Oppure a un certo punto sentite un vuoto al posto del cuore. То есть, если мы посмотрим сейчас на исследование человеческого организма. Sì, cioè, se noi adesso guardiamo le ricerche, gli studi sull'organismo umano, мы поймем, что это связано с работой разных систем организма, выделяющих гормоны в кровь и заставляющих иначе работать. Это связано с работой систем организма разных выделяющих гормоны в кровь. Tutto questo è legato a come funziona l'organismo, alcuni ormoni che ci sono nel sangue. И, соответственно, меняющих работу сердца. Che cambiano conseguentemente come funziona il cuore, il lavoro del cuore. Об этом ли вы говорите, когда говорите, что все эмоции рождаются в мозгу? Dici, è di questo che parli quando dici che tutte le emozioni nascono nella testa, nella mente. Или вы имеете в виду что-то другое? O vuoi dire qualcosa di diverso? No, in parte
parte sono d'accordo su quello che la professoressa sta dicendo. Però secondo me dal mio punto di vista personale è più un collegamento, nel senso che sappiamo che nel corpo umano tutto è gestito dal nostro cervello, dal nostro cervello. Però sì, è vero che ti ho rubato, non vinna questo tu da valire. Io comunque volevo dire, dato che quello che avevano detto, cioè che ha appena detto lei, secondo me le azioni che vengono dal cuore, cioè quello che tu fai, che dici che comunque parte dal cuore, secondo me viene collegato alla mente. E quindi tu pensi prima di attuare, E volevo chiedere anche a Di Gennaro se quando lui ha fatto questa relazione se aveva tenuto presente una frase che io ho in mente da quando ho iniziato a leggere il racconto, che diceva mi figurai di un tratto che se i lampioni a gas fossero spenti dappertutto ne avrei ritornato il conforto, mentre col gas acceso il cuore si sentiva più triste. Perché adesso rischiava tutto ciò. Io volevo chiedere se lui aveva tenuto in mente questa cosa, che io non avevo capito che cosa rischiava, cosa significava, e con il gas acceso il cuore si sentiva più spento. Più triste. Più triste. Più triste. Più triste. Più triste. Più Io ho lavorato solo su il primo pezzo che ho letto della relazione, in cui lui, il Dostoevskij, sottolineava che voleva starsi, prima aveva pensato di starsi in testa e poi ha scelto di starsi al cuore. La parte del lampione sinceramente non l'ho calcolata più di tanto. Però tu stavi parlando anche di cuore di mente, quindi in teoria dovrebbe essere comunicato. Sì, quello sì. Ora che me ne stai parlando tu, potrei anche dirti che magari con un lampione acceso, cuore spento, cuore triste, potrebbe anche riferirsi al fatto che con i lampioni accesi lui non riusciva a vedere se magari era un protesto per questa cosa qui. Ok, grazie mille. Comunque, tu, perché На самом деле, если возвращаться к этому моменту, in realtà, se vogliamo tornare a quel punto, герой говорит что-то другое. Il protagonista dice un'altra cosa. Он говорит, что с этим светом грустнее, потому что он все это освещает. Dice che con quella luce è tutto, è più triste perché quella luce illumina tutto. А если бы не освещал, то было бы спокойнее, было бы. Se non illuminasse sarebbe stato più tranquillo. То есть, если это сопоставлять с образами сердца и ума. Se questo lo mettiamo in rapporto con l'immagine del cuore e della mente. А здесь это явно один и тот же поток мысли, да? Ed è chiaro che qui siamo dentro lo stesso flusso di pensieri. Вот, то это собственно можно сравнить как раз вот с этим светом ума. Lo si può allora paragonare con la luce della mente, который освещает вещи, не освещенные до солнца, che illumina le cose non illuminate dal sole. Вот, солнце сердце это как бы довольно стабильный довольно стабильное соотношение символическое. Il rapporto tra il cuore, tra il sole e il cuore è una correlazione simbolica abbastanza stabile. Вот, не только в европейской культуре, да, но и за ее пределы. Non solo nei confini della cultura europea, anche fuori. Вот, а мозг, как бы ум, как бы зажигает вот этот вот искусственный свет. Mentre il cervello, la mente, accende una luce artificiale.
который с точки зрения смешного человека освещает то, что лучше бы не освещать. Che dal punto di vista dell'uomo ridicolo illumina qualcosa che sarebbe meglio non illuminare così. Я бы сказала, освещает вещи в их униженном состоянии. Io direi che illumina le cose nella loro condizione umiliata. Вот, но это то, что мне сейчас пришло в голову прямо в связи с вашим разговором. Ma è una cosa che mi è venuta in mente adesso proprio grazie al vostro dialogo. Вот, и это надо, конечно, проверить по тексту. E quindi andrebbe verificata nel testo, chiaramente. Okay. Спасибо, grazie mille. Allora, chiediamo di anticipare la relazione che è sempre sullo stesso tema, che nel programma compare ultima. Relazione realizzata da Gianmarco Chiodi, Davide Marangon, Federico Schitto, delle classi 4L e 5A del Liceo Corni di Modena. Il titolo è sempre Perché l'uomo ridicolo decide di spararsi al cuore invece che alla testa. Legge Chiodi Gianmarco. Perché l'uomo ridicolo decide di spararsi al cuore invece che alla testa? Per riuscire a rispondere a questa domanda bisogna avere chiara l'idea che Dostoevsky ha degli errori che l'essere umano può commettere. Vai più lento. Egli, nell'articolo intitolato Tre idee del gennaio 1877, afferma che una persona può incappare in due tipologie di errori, ossia il perdersi dell'intelligenza e il perdersi del cuore. Per Dostoevsky gli errori dell'intelligenza possono essere curati, gli altri no. Chi è colpito da un errore del cuore preferisce la vita dell'intelligenza. In questo caso la persona perde la capacità di scegliere e decidere, perché l'intelligenza è l'organo della ricerca che propone varie possibilità, mentre il cuore è l'organo della risposta che conferma la scelta giusta. Un testo che rende l'idea degli errori umani e di come essi possono essere corretti, secondo Dostoevsky, è sogno di un uomo ridicolo. All'inizio di questo racconto l'autore ci parla di un periodo della vita del suo protagonista dove tutto quello che lo circonda apparire indifferente. L'uomo ridicolo, protagonista appunto del racconto, già da due mesi meditava sul suicidio. Ma perfino questo gesto era per lui indifferente e così temporeggiava, in attesa di momenti in cui le cose gli fossero un po' meno indifferenti. Ma lo stesso personaggio, oltre a non sapere perché volesse attendere un momento meno indifferente, ci dice perché temporeggiava una frase, ma pensava, se uno si deve uccidere è meglio farlo quando, piuttosto che... Con questa frase l'uomo ridicolo è come se ci volesse dire che in cuor suo sapeva che non era la scelta giusta, per questo rimandava di notte in notte per due mesi la propria figlia. Un elemento convince del tutto ma non sa perché. Forse vedendo la dentro una macchia nera nel cielo appare in lui la visione della luce che gli avrebbe mostrato la via d'uscita dal mondo cupo e grigio che vedeva. Quella stella che ora vede piccolamente da lontano avvolta dalla macchia nera la rivedrà col cuore da vicino nel sole splendente e senza quell'alone intorno a esso. Contemporaneamente alla stella si presenta la bambina che implora per ricevere l'aiuto, ma dato che l'uomo ridicolo è indifferente al mondo, le ignora continuando per la sua strada. Per un'altra casa si siede e prende la rivoltella deciso a farla finita, ma poi si perde nei pensieri e inavvertitamente si addormenta. Nel sogno prende la rivoltella e la punta direttamente al cuore e non alla testa come aveva stabilito senza alcun dubbio. Perché? La risposta ce la fornisce lui stesso quando in viaggio nello spazio celeste con il misterioso essere che l'ha afferrato dalla tomba dice di provare per lui una profonda pressione.
Mi ero aspettato un assoluto non essere, e per questo mi ero spaventato, mi ero salato al cuore. Ed eccomi, nelle mani di un essere certamente non umano, ma che era, esisteva. C'è dunque una vita anche oltre la tomba. Oltre la tomba. Pensai con la sana spensieratezza del sonno, ma l'esistenza del mio cuore rimaneva con me in tutta la sua profondità. Si è sparato al cuore perché si aspettava un assoluto non essere, affermazione alquanto che mi manca. Forse decide di puntarsi al cuore a causa della bambina, perché capisce che non averla aiutata, nonostante fosse soltanto una bambina in me che chiedeva aiuto, rappresentava un gesto tremendo. Tremendo perché perfino il protagonista decide di aver provato molta pietà per lei. Ma perché dunque avevo sentito che non tutto mi era indifferente e che avevo pietà della bambina? Ricordo che ne avevo provato molta pietà. Nonostante il fosse indifferente perfino alla pietà. Metaforicamente ci fa capire che la bambina è il suo cuore, che lui non ha soltanto. Egli privilegia la rivoltella, cioè metaforicamente rappresenta invece la sua mamma. Quella pistola, puntata al cuore da una parte, sembra esprimere una volontà di annientamento del protagonista. La scelta di un assoluto non essere, per non sentire quella pietà che ferisce il suo cuore, ma tenendo presente l'idea che Dostoevskij ha degli errori, il fatto che il protagonista decida di puntarsi la pistola al cuore e dispararsi, durante il suo sogno, dice anche che egli, paradossalmente, ha bisogno di trovare una risposta al perché ha deciso di non aiutare la bambina. E il cuore è l'organo della risposta. Egli vuole, dopo tanti dubbi, cercare un bersaglio di se stesso e trovare la verità. Occorre a questo punto capire bene nel testo il significato della parola cuore, che ricorrerebbe 15 volte. Quel cuore che l'uomo ridicolo è intenzionato a spegnere, invece rimane con lui nella sua essenza e profondità, anche dopo la morte. Prova umiliazione, paura, tremenda angoscia, aspetta qualcosa, resuscita alla forza natia della luce del sole, il gemello. Prova una santa gelosia perché esiste un pianeta doppio alla terra. Attraverso il sogno, l'uomo ridicolo capisce che anche un piccolissimo gesto, come quello dell'ingrommesso, può scatenare una serie infinita di alterazioni malvagie, che poco alla volta corrompono i cuori delle persone e di conseguenza il mondo intero. Spararsi alla testa era per lui il modo di preferire la vita dell'intelligenza a quella del cuore, ma, paradossalmente, attraverso il sogno, finisce con il curare la sua indifferenza e attraverso quel colpo di rivoltella, con il dare un impulso di tale cuore. L'errore di non aver aiutato la bambina, invece, non è correggibile neanche con la morte, perché l'azione non potrebbe essere cancellata nemmeno in un'altra vita ipotetica, perché non solo renderebbe il personaggio non umano dal punto di vista morale, ma contribuirebbe alla graduale corruzione del mondo. In questo racconto, Dostoevskij vuole chiaramente trasmettere il messaggio: ama gli altri come te stesso, per far capire che certi gesti non possono essere trattati con superficialità e indifferenza, dato che l'aiuto reciproco è una delle caratteristiche che rendono le persone umane, e per far capire che ognuno di noi può fare qualcosa per rendere il mondo un posto migliore. Allora, se ci sono domande, prego. Aspetta un attimo che sta finendo di tradurre. Questa è distrazione, perché se in appoggio alla stessa caratteristica che tutti gli uomini sono uomini. E per capire che ogni uomo può fare qualcosa che il mondo sia migliore. Prego. Allora, io voglio dire
Ogni volta Поэтому эта звезда делается, что ему все было менее безразлично. Потому что если он так говорит, когда он смотрит на звезду, это он принимает решение. Значит, это звезда, а не девушка, которая. А потом он чувствует жар. То есть с этого момента он начинает чувствовать, испытывать чувства. Вот я хотела спросить. Потому что я тоже думала, что это девушка, но сейчас я осознала, что момент, точный момент, в котором он становится менее безразличным, это когда он смотрит на. Secondo me, io ho interpretato la stella come una di quelle situazioni in cui tu vedi qualcosa di casuale e decidi di fare un'azione che però potrebbe anche non essere sensata. La bambina invece è una cosa diversa perché un senso ce l'ha, cioè lui vuole decide di spararsi perché non averla aiutata è un errore che non è curabile, nel senso sì, con la morte, ad esempio l'indifferenza sicura, perché è solo uno stato fisico della vita. E invece il non aver aiutato la bambina non è un errore trascurabile, anche ad esempio nel paradiso o in qualunque altro posto uno va. Девушка, может быть, это средство, по-моему, это средство, до которого он может дойти, дать нам понять то чувство, которое он испытывал. Но он говорит, он прямо сказал, я себя убью, когда все будет менее безразлично. И он сказал, я себя убью, когда он смотрел на нас. Si può anche dire non so rispondere, non è che... sì, anche perché sì, non saprei. Proviamo a mettere. Я бы хотела вмешаться в ваш разговор со стороны текста. Io vorrei intromettermi nel vostro dialogo dal punto di vista del testo. Значит, вы совершенно правы. Он говорит, что я решил убить себя, когда увидел звезду. Hai assolutamente ragione nel dire che lui dice deciso di uccidermi quando ho visto la stella. А дальше он говорит, а девочка спасла меня от выстрела. E poi dice, e la bambina mi ha salvato da quello sparo. Потому что я Perché io почувствовала вот это вот самое стыд, раздражение, да, и все чувства, которые я, по-моему, не должен был чувствовать. Ho provato quella vergogna, quel nervosismo, cioè quei sentimenti che dal mio punto di vista non avrei dovuto provare. И я как бы уже не мог себя убить, не решив всех этих вопросов. E allora non mi potevo più uccidere, non mi sarei più potuto uccidere senza trovare risposta a quelle domande. Которые на меня в этот момент нашли. Quelle domande che mi ero trovato dentro quel А вопросы были связаны с тем,
И ли думанды эра полегаты? Что вот если бы я совершил самое ужасное, самое стыдное преступление, ну где-нибудь на Луне? A questo fatto, lui diceva, se io avessi compiuto il delitto, le azioni più tremende, il delitto più tremendo, ma da qualche altra parte, sulla Luna, вот, и там потом меня, на меня за это все плевали, всю Луну. E se per questo poi là sulla Luna tutti mi avessero sputato addosso. Вот, всю Луну, в смысле все время существования Луны. Они бы на меня плевали там за это преступление все время, пока существует Луна. Per tutto il tempo dell'esistenza della Luna. Вот, то если бы я оказался после этого на Земле, se poi mi fossi trovato sulla terra, ощущал ли бы я вот стыд за то, что я сделал, или нет? Avrei provato vergogna per quello che avevo fatto, oppure no? Собственно, он ведь задает как бы здесь все параметры своего сна. Cioè, qui lui ci dà tutti i parametri del suo sogno. С одной стороны, после вот этого вот... То есть вот это вот поступок, который он совершил на Земле. Cioè, l'azione che lui ha commesso sulla terra, вот с девочкой, con la bambina, будет ли важен там? Sarà importante là, после смерти, dopo la morte? А то, что он совершил на той планете, e quello che lui ha commesso su quell'altro pianeta, во сне, in sogno, будет ли что-то значить, когда он будет на Земле? Significherà qualcosa quando lui sarà sulla terra? Вот, то есть это вообще вопросы, которые он задает. Это вопросы, и которые решаются в течение всего рассказа. Sono domande che lui pone e che trovano, che cerca di risolvere nel corso di tutto il racconto. Это вопросы о всеобщей связи. Sono domande che riguardano i legami comuni, tutti i legami comuni. И о том, влияет ли на эти связи нас с чем-то расстояние, да? E sul fatto se la distanza tra le cose influisce sull'esistenza di questi legami. Или это что-то другое. O si tratta di un'altra cosa. И тогда в каком-то смысле звездочка совсем вдали и девочка здесь на Земле – это что-то очень близко. E allora in un certo senso la stella lontana da qualche parte e la bambina qui sulla Terra sono cose molto vicine. Вот, то есть совершенно справедливо вы говорите, все начинается как раз с противоположения. Cioè, l'hai detto in modo assolutamente corretto, tutto inizia da una contrapposizione. Все начинается с противоположения того влияния, которое оказывает на него звезда, и того влияния, которое оказывает на него девочка. Contrapposizione tra l'influenza che subisce, che riceve dalla stella e quella che riceve dalla bambina. Звезда дает мысль убить себя, да, а девочка заставляет отложить это действие, mentre la bambina lo porta, lo obbliga come a rimandare quell'azione, до решения всех вопросов, fino a quando non avrà risolto tutte le domande che si sono aperte. Вот. А потом как-то, да, в течение сна звездочка и девочка соединяют. Ma poi in qualche modo durante il sogno la stella e la bambina si uniscono. Как те, по отношению к которым он поступил так, что, так сказать, разрушительно для них, да? Come diventano una sola cosa, diventano poi qualcosa nei cui confronti lui ha agito in modo distruttivo per loro. Вот. То есть там мы нигде не можем внутри рассказа выстроить связи однозначной последовательности. Cioè, noi nel racconto non possiamo, in questo racconto non possiamo mai costruire, vedere i legami come univocamente
Да, то, что одно следует за другим. Потому что текст принципиально не линейный. Perché questo testo è per principio non è lineare. Вот. И, соответственно, там есть как клубок, как как бы как образование совсем другой мерности, чем вот. Si crea come un groviglio, un gomito, cioè si crea un altro tipo di misura rispetto a quella che ha un effetto lineare. Вот, и поэтому каждая точка оказывается связана со всеми другими связями разными. E per questo ogni punto è legato a tutti gli altri punti con diversi tipi di legami. И то, что в одном месте есть противоположение, в другом месте будет сопоставление. È una cosa che in un punto è una contrapposizione, da un'altra parte invece sarà un paragone. Видите то, что вот о чем я сказала, да? Lo vedete quello di cui sto parlando adesso? И противопоставление, и сравнение. Sia la contrapposizione che il paragone. Anch'io avevo pensato che la bambina e la stella potessero essere la stessa cosa, però poi ho associato la stella come a una cosa casuale. E l'intreccio delle conseguenze che intende potrei interpretarlo come il fatto che non aiutando la bambina ne derivi una serie di conseguenze non solo limitate all'autore, a quello che ha commesso l'azione, ma vista più grande a tutto il resto del mondo. А, ну а эта звездочка, это же та земля, на которой он потом оказался. Звездочка, это земля. Да. Ma la stella è la terra, è la stessa terra dove poi dopo lui si è ritrovato a essere. L'ho vista come una causa occasionale. Mentre la vera causa di tutto il suo ragionare suicidio, non suicidio era la bambina. Мы поняли, что вы это видели так. Abbiamo capito che hai visto così. Va bene. Ok, se c'è. Dobbiamo procedere, perché sennò okay. Riusciamo a sentire tutti. Grazie. Tutte. Scusate, evidentemente ci accorgiamo. Cioè bisogna dire tante quelle cose. Tutte le questioni che rimangono aperte, io vi invito a riproporle oggi alla tavola. Allora adesso sentiamo invece la relazione di Rostislav Andrichak, Mark Bermodes, Rami Riai, Edward Sawali, Classico in Type si accordi Modena, Il sogno di un uomo ridicolo, La verità secondo Dostoevsky. Legge Edward Sawali. Il sogno di un uomo ridicolo, La verità secondo Dostoevsky.
All'interno del diario di un scrittore possiamo trovare sia gli articoli di attualità, anche gli articoli di rapporti. Il termine fantastico per Dostoevsky è tutto che viene prima e dopo la nostra idea, nella realtà mondiale, ha tutto a che fare con la verità. Scusate, chi proprio non ha nessuna più intenzione di ascoltare, per cortesia meglio se si accomoda fuori. Vai. Dal racconto fantastico, sul nome del titolo, l'autore affronta varie domande che in primo momento risultano poco chiare, per cui c'è bisogno di riflettere per comprendere il testo, la frase o il concetto stesso. Una di queste tematiche interessanti è quella della verità, che scopre il protagonista al termine del suo fantastico viaggio attraverso il suo. Nella prima parte del racconto il protagonista muove di dito attraverso un'indifferenza totale alla vita e decide, osservando la stella del 26 novembre, di entrare nella sua scuola per sfuggire alla situazione lontana, focata proprio per quello scopo. Aveva già in mente di salvarsi, ma stava solamente aspettando una tempi particolare per poterlo fare. Ma quell'amore unico poteva esistere soltanto in un sogno o anche in un comune di uomini. Dopo però la protagonista si immagina che diviene insensibile alla realtà di avere un figlio e poco a poco trasforma quel pianeta insolente e puro in un pianeta vero, come il nostro, con molto vento. Nel testo la parola verità è corretta in ciascuno modo. Nelle prime due ricorrenze viene usata la protagonista per dire quanto egli sia interessante, perché tutti gli altri incorciano la verità, mentre egli soltanto conosce la verità. È l'assai puro essere il suo conoscente. Nella terza egli dichiara di aver conosciuto la verità, dalla cui possiamo riprendere l'importanza. Первые два раза используется главный герой, чтобы сказать, как он чувствует себя грустным, потому что все другие не знали истины, а потом только он знал истину. Это очень трудно быть единственным, который знает истину. Третий раз, когда появляется слово, он говорит, что он познал истину в этот темный вечер 3 ноября, когда он видит свет. С этого момента он помнит и повторяет постоянно.
четвертый, пятый, шестый, но возможно это пятый раз, это когда он объявляет, что это будет сон, который ему говорит, чтобы это он говорит, чтобы отвечать на те, которые смеются над ним, потому что говорят, что это будет только сон. И он утверждает, что истина это все равно истина, несмотря на то, как ты ее познаешь. Возвращается еще слово истина, когда он описывает новое состояние людей чистой планеты, после того, как он интенсивно спросил, он узнал и Бруста, и полюбили издаженного учения, и говорили, что истина достигается только мужчине. А в конце концов, используя слово истина, ужасная истина, чтобы говорить о том, что он испортил эту планету, и что это было бы испытание, что это невозможно, что будет только сона. В конце концов, что такое истина, о которой говорит Достоевский? Для нас это истина, это то, как красив был этот мир в начале. И как мог бы быть еще, если каждый из нас знает, как предложить, как предложить другим, как дать эту любовь, специально прикажет слово, о котором он говорит, и что зло – это ненормальное состояние людей. Истину я увидела моими глазами, я говорю, правда, что в тексте есть, показывается, как для того, чтобы достичь настоящей любовь и счастье, то есть истины, надо оставлять логическое мышление. И на самом деле в конце, то есть в начале рассказа, главный герой говорит, что считали, что он сумасшедший, а не смешной. Сейчас называют меня смешным и так далее. Главный герой считается сумасшедшим, а не смешной, потому что он оставил будто исключительно Мы можем сегодня сказать, что планета, в которой он был, это как рай, земной рай. И на самом деле он достигает это после того, как он умер во сне. И люди, которые жили в этом месте, были неузнаваемы. Scusate, cerchiamo di non perdere tempo perché non ce l'abbiamo, quindi rimaniamo sui tempi, chi vuole intervenire per cortesia lo faccia subito. Насколько крупное равновесие, что достаточно одна маленькая злая семя. Ci sono domande? И разрушается эта гармония. Эта крупность существования истины показывает нам, что мир – это как весы. Достаточно маленькое неравновесие, чтобы... Нет. Окей. У меня есть вопрос. А что такое та вот специфическая любовь, особая любовь, которая... Io una domanda. Che cos'è questo amore speciale? Который есть истина. Che è la verità. За счет чего? Вот вы сказали семя, да, какое-то семя зла, которое разрушает мир. E tu poi hai parlato come di un seme di male che può distruggere il mondo. С чего на самом деле начинается это разрушение мира? Там прямо сказано. Да. E nel racconto da che cosa inizia esattamente davvero questa distruzione del mondo? È detto esplicitamente nel racconto. Quando lui insegna a queste persone a dire all'inizio il gatto, говорит ложь. Первое слово, которое употребляется в связи с началом развращения, не помните? Non ricordi qual è la prima parola che viene usata per dire dell'inizio proprio di questa perversione? Нет, да? Их всех извратили.
Там все начинается, он говорит, началось все с шутки, с кокетства. Lui dice, iniziò tutto da degli scherzi, dalla civetteria. Как вы думаете, почему отсюда началось вот это разрушение? E cosa pensi, perché proprio da questo punto inizia la distruzione? Perché le persone iniziano ad amare la mente. Потому люди начали любить ложь. Спасибо. C'è qualcun altro che voleva intervenire su questo? Da dove inizia tutta questa perversione? Va bene, lo teniamo per la tavola rotonda. Matilde Visaldi e Edoardo Del Ricco, classe terza media, scuola secondaria di primo grado, insieme di Fidenza. Meglio cominciare. Meglio cominciare da quando ne avevo 29. Legge Matilde Visaldi. Questo. Leggendo il testo ci siamo domandati il motivo per il quale lo scrittore voglia partire dal costante della sua esperienza. Scusate, Paolo Cerchiari interverrà dopo, errore mio, mi è sfuggito. Subito dopo interviene Paolo Cerchiari. Prego, ricomincia. Leggendo il testo ci siamo domandati il motivo per il quale lo scrittore voglia partire dal costante della sua esperienza da quando aveva 29 anni e soprattutto perché non si sia accontentato di partire dai grandi anni e dai cui è avvenuto miracoloso incontro con Marielle. Secondo noi l'autore ha avuto scelte a raccontare dai 29 anni perché solo avendo passato l'esperienza del carcere ha fatto la grandezza di quell'incontro che lui stesso definisce miracoloso e che cambierà completamente il suo modo di vedere gli uomini. Ed ecco, quando Marcella dalla branda e mi guardai attorno, con il cappellino, senti ad un tratto di poter guardare quei disgraziati con uno sguardo diverso e che di improvviso, per un miracolo, erano scomparsi completamente ogni odio e ogni cattiveria dal mio cuore. È come se la grandezza di quell'incontro imprevisto con quello che sono tragedia fosse sempre stata per tutti, ma soltanto attraverso quegli uomini ha compreso il conto. Vuol dire che essa era rimasto nel mio animo, così da sé, senza volontà da parte mia, e il ricordo era tornato quando occorreva. L'uso della parola miracolo, che in questo caso si manifesta a distanza di anni in certe fonti differenti, si spiega anche perché, pensando all'ipotesi che lei ci ha detto l'altra volta, Maria rappresenta Maria e quindi la figura misericordiosa di Maria possa trovarsi in qualsiasi luogo e cambi il suo modo di vedere. Ci siamo anche affidati alla teoria del famoso composto. Inizialmente era la sua amante e ci viene la televisione stati con uomini violenti e disgustosi, fatto di fango. Successivamente passa al suo stato, consapevole che il marito prigioniero potesse esserci l'animo e il cuore di stesso Marielle. Ma pensare al significato del nome potrei dire che aveva la mia assistato. Nel finale del racconto il narratore dice una frase strana: questi polacchi che ho detto sono assai più di altri russi. Secondo la nostra ipotesi sarebbe invece il fatto che il polacco non ha nessun pericolo miracoloso, pertanto è rimasto siamo allo stato di fango e ciò ha portato alla sofferenza. Domande?
Io non ho capito la conclusione, sinceramente. Cioè, tu dici quella frase, questi polacchi dovettero soffrire allora assai più di noi altri russi. E tu dici, secondo la nostra ipotesi, si riferisce al fatto che il polacco non ha vissuto l'incontro miracoloso. Prova a spiegare meglio questo passaggio, non riesco a capire. Perché secondo appunto questa ipotesi, dato che non ha vissuto questo incontro con Maria, non ha potuto vedere oltre allo stato di fango e quindi hanno dovuto soffrire allora assai più, proprio perché non avendo vissuto l'incontro miracoloso non hanno visto niente di più delle serialità sì, anche se in realtà qui parla dei russi, dei polacchi in generale. Sì, sinceramente questa domanda non riesco, cioè non sempre riuscita a rispondere perché cioè molto in generale non si capisce perché dica parli in generale dei russi e dei polacchi. На самом деле он говорит не о, там не о русских и поляках в целом. In realtà lì lo stesso non parla dei russi e dei polacchi in generale. А он говорит вообще просто фразу. Эти поляки тогда вынесли больше нашего. Dice una frase molto semplice. Dice quei polacchi allora dovettero sopportare molto più di noi. Вот, то есть имеется в виду те поляки, которые находятся на каторге. E sta parlando, intende quei polacchi che erano lì con lui a lavori forzati. И, соответственно, мы, то есть те, которые тоже там на этой каторге находятся. E più di noi vuol dire, quindi noi, loro, i ingegneri che erano lì. Вот, так что заключение-то совершенно, на мой взгляд, верно. Per me la conclusione è assolutamente corretta. Но я не совсем поняла, почему это гипотеза. Ma non ho capito del tutto perché dici che è un'ipotesi. Потому что, насколько я помню рассказ, Достоевский там прямо говорит, что у них-то уж не могло быть такой встречи. Perché, per quanto ricordo il racconto, Достоевский lo dice esplicitamente nel testo. Loro, i polacchi, non avrebbero potuto fare quell'incontro, aver fatto quell'incontro. То есть, как бы, это, ну, не предположение, да, это то, что прямо подтверждено своими рассказчиками. Non è una presupposizione, è qualcosa che è confermato esplicitamente dalle parole del narratore. Sì, in effetti lo dice. Una cosa che dovete говорить. E quindi... Поэтому... Sì. sì, cioè non è l'ipotesi, in effetti è vero, soltanto che non ho voluto dire, cioè non ho voluto dire che era reale tutto perché cioè non volevo permettermi di dire qualcosa che c'è nelle parole che magari non c'è la scrivere. E quindi piuttosto di. Però ci sono scritta. Okay. Bene. Scusate, c'è una domanda. Aspetta che ti arrivi il microfono. Volevo chiedere per te che significato ha il lupo, cioè il ricordo del lupo. Per staminare a volte. Perché noi paragona la ferocia del lupo a quella dei compagni, volevo chiedere anche il tuo parere sul vostro. Secondo noi il lupo rappresenta appunto la ferocia, qualcosa di negativo che vuole soltanto uccidere la persona comunque preda.
mentre dato che appunto verso la fine del racconto lui arriva dal suo cane che è appunto tradotto in italiano con il lupetto, è come se andando incontro a il lupetto, che è il cuccio di lupo, lui è riuscito a passare la sua paura, cioè non ha più avuto paura del lupo. Quindi non bisogna correre, cioè non bisogna scappare dal dottore, non bisogna correre incontro. Grazie mille. Allora sentiamo, scusate, ricordiamoci quello che ci siamo detti, nessuno è obbligato. Sentiamo Paolo Cerchiari, classe quarta A, degli Viti Scorni di Modena, La resurrezione dei vivi. Aspetta un attimo che l'ho perso. Andiamo prossimo da adesso. Cri l'ho perso. Grazie. Ah, l'ho ritrovato. La resurrezione dei vivi. Per partire con una frase banale, mi ha colpito molto questo testo. Perché per la prima volta nella mia vita leggo qualcosa della scuola che veramente mi rispecchia. E nonostante io l'abbia già letto due volte, ancora non capisco interamente tutto quanto. Parla chiaramente della conversione di una persona qualsiasi. E uso questo aggettivo qualsiasi, proprio perché al mondo di persone che si trovano in questa situazione ce ne sono. E per me questo racconto è come un film, i cui titoli di testa afferiscono che è tratto da una storia vera. Mi piace molto questo continuo salto tra la morte vera e la morte che io chiamo cristiana. Cioè quella sensazione di morte interiore, quella cosa che descrive perfettamente Dostoevskij all'inizio del racconto. Tutto viene differente, indifferente e indifferente. All'inizio non capivo e quasi mi nervosivano queste ripetizioni delle parole. Ma poi sono riuscita ad avvertire quel senso di esasperazione che probabilmente l'autore voleva suscitare. Ci accorgiamo per forza di questa contrapposizione tra morte vera e morte cristiana. Quando il protagonista ci dice che le persone che vivevano in questa terra alternativa potevano morire, e la cosa incredibile di questo confronto è di come alla fine ti accorgi che la storia del mondo può essere paragonata alla vita di una persona. Questo ovviamente si crede. La quantità di richiami all'insegnamento chiave della religione cristiana, la resurrezione, è incredibile. E mi chiedo se una persona che non conosce bene questa fede possa apprezzare e comprendere questo testo. La mia frase preferita del testo è: noi abbiamo bisogno della sofferenza per amare. Mi ha colpito perché la maggior parte delle cose che vengono dette e rivelate in questo testo io già le conoscevo o già le credevo bene, ma questa frase mi ha fatto riflettere. L'eterna gioia è incredibile, ma la sofferenza, al di là del senso di masochismo che questa frase può dare, mi mancherebbe. Ho sempre pensato che il pianto, la sofferenza, fossero il nostro strumento per dare veramente importanza alle cose. E se la definizione di amare è morire per il prossimo, vuoi veramente dirmi che non esiste l'amore nel paradiso? Poi ho pensato alla contrapposizione di cui parlavo prima e di come penso che le persone di cui parla inizialmente il protagonista siano infedeli e di come essi, nonostante si trovano nello stesso mondo degli altri, lo vedano in maniera paradisiaca. Conosco bene questo sentimento e so anche che questo sentimento è vero agli occhi di esterno, ma parzialmente falso per chi ci sta dentro. Un cristiano conosce la sofferenza, conosce il peccato, non ha fede per vedere come dovrebbe pure, per vedere come dovrebbe, eppure vede la vita con Dio come un paradiso. Tutto ciò sembra incredibile, ma è così, e deriva totalmente dal messaggio che dà anche questo racconto, resurrezione. Mi è piaciuta anche la figura della persona che accompagna il protagonista all'altra terra, così senza identità, ma così pregna di amore, proprio la figura di Dio, che si prende cura di ogni suo figlio, come se fosse il più importante. Sono perfettamente consapevole di essere, diciamo, di parte, ma oggi ho deciso di non vergognarmi della mia fede.
questo racconto spiega perfettamente il vero significato di una religione. Tutti pensano che quando si parli di resurrezione si intenda andare in paradiso, ma questo è marginale. Le vere resurrezioni sono storie come quelle del protagonista. E come diceva all'inizio, questo è un racconto, ma storie come queste nel mondo ce ne sono. Который заботится о каждом сыне, о каждом ребенке, как будто самое важное. Я осознаю, я полностью осознаю, что я какой-то, это моя вера, да, но я не могу делать ничего. Этот рассказ прекрасно объясняет настоящее значение религии. Все думают, что когда мы говорим о воскресении, мы говорим о том, чтобы идти в рай, но это частично, это маргинальное утверждение. Настоящее воскресение – это история, как история этого главного героя. И как я говорила в начале, этот рассказ, но история как это в мире есть очень много. Io chiederei un chiarimento, se fosse possibile. Tu fai questa distinzione tra morte vera e morte cristiana. La puoi spiegare meglio, così intendi? La morte vera, ovviamente, la morte quella che conoscono tutti, cioè la morte del corpo. Mentre invece la morte, come si intende spesso nel cristianesimo, è la sensazione di... è proprio il dolore, cioè quella sensazione proprio di anche se stai vivendo fisicamente, non lo stai vivendo, come per esempio il personaggio di questo racconto, che lui tutto gli era indifferente, cioè non stava vivendo veramente. Quindi la morte proprio dell'anima. Можно попросить более пространно, что ли, объяснить вот эту фразу, да? Любовь – это умирать для ближнего. Questa frase, l'amore è morire per il prossimo. Вот что, как бы, именно что здесь вот имеется в виду, потому что так же, как в предыдущей фразе, да, с двумя смертями. Di cosa si intende con questa frase? Perché come anche nella frase che abbiamo appena discusso rispetto ai due tipi di morte, вот, тут может быть, могут быть разные толкования. Ci possono essere diverse interpretazioni di questa frase. Beh sì, chiaramente in questa frase qua che è... diciamo questa è la definizione del cristianesimo di amore, si intende la morte, quella appunto che dicevo prima, la morte dell'anima, dove tu sei vivo, e questa frase diciamo che può essere riassunta in maniera molto semplice, cioè mettere da parte se stessi per gli altri, anche fare qualcosa che magari a te non dà niente, anzi magari ti dà pure fastidio, però lo fai per quell'altro, morire per l'altro. Я бы предложила еще одно толкование. Может быть, оно тоже еще как-то по-другому позволит увидеть то, о чем вы здесь говорили в связи с рассказом «Сон смешно». Che magari permette di vedere anche un po' da un'altra ottica quello che hai detto nella relazione sul racconto del sogno di nuovo libro. Умирать для другого может значить, что мы начинаем разрушать ту свою границу, può anche significare che noi iniziamo a distruggere quel nostro confine, il nostro limite, которое мы как бы выставили перед другим и перед миром, quel confine limite che noi ci siamo costruiti davanti agli altri, davanti al mondo, для того, чтобы вот разрушив эту нашу самость, выйти навстречу другому и миру, да? Al fine di, una volta distrutto questo nostro io, di uscire, andare incontro all'altro, al mondo. Вот, то есть умирать для другого не обязательно значит как бы как раз
умирать в самой существенной своей части, да? Morire per l'altro non per forza significa morire nella parte più sostanziale, essenziale della propria umanità. А умирать для другого может значить разрушить те части, которые просто наши стены. Ma può voler dire invece distruggere quelle parti che sono la nostra, le pareti, delle mura di noi. Это, собственно, соотносится с вот этим высказыванием смешного человека, почему мы не можем любить без страдания. E questo è legato all'affermazione che c'è nel racconto del fatto che noi non possiamo amare senza sofferenza. Страдание это ведь тоже начало смерти, как бы, да? Perché anche la sofferenza è l'inizio di morte. Вот, но это то самое страдание, которое страдание от разрывания моих собственных внешних оболочек. Ma qua si tratta di quella sofferenza che nasce dal fatto che noi strappiamo, laceriamo l'involucro esteriore di noi. Вот, то есть мы выстраиваем эту оболочку, в результате чего нам становится все равно. Cioè, noi ci costruiamo un involucro. Come risultato di questo tutto c'è differente. А когда мы начинаем только ее разрывать, мы испытываем страдания, но зато можем встретиться с другим. Quando iniziamo a spaccarlo, distruggerlo, soffriamo, proviamo sofferenza, ma iniziamo a poter incontrare gli altri, a uscire incontro agli altri. Io penso che il discorso che fa lei sia molto vicino a quello che ho detto io. E quello che mi mancava per capire proprio il suo ragionamento era che cosa concretamente può essere questo muro. Собственно, это ограничение, это и есть наше представление о собственной отдельности. Questo confine, questo muro è la nostra, coincide con la nostra idea dell'essere isolati, separati. То есть понятно, нет? Si capisce? По-моему, надо. Ага. Это когда мы начинаем, то есть когда мы перестаем чувствовать вот те связи. Cioè quando noi smettiamo di percepire, di sentire i legami, которые абсолютно чувствуются всеми жителями вот этой второй земли. Quel tipo di legami che nel modo più assoluto invece sentivano gli abitanti della Terra 2. Когда они буквально чувствуют друг друга, да, как самого себя. Quando letteralmente loro si percepivano, si sentivano a vicenda come se gli uni fossero gli altri. Когда они как себя чувствуют животных, птиц, деревьев. Quando sentivano come se stessi gli animali, gli uccelli, gli alberi, звезды. Le stelle. Вот. И это, собственно, вот это живое чувство связи со всем, с целым. Ed è questo vivo senso di essere innesso con tutto. Вот. И это чувство начинает умирать от вот этого вот атома лжи, который он приносит. Questo senso di legame con tutto che inizia a morire attraverso, a causa di quell'atomo di menzogna che lui porta nella Terra 2. Потому что ложь, она когда возможна? Только когда между вами есть разделение. Perché la menzogna quando è possibile? Solo quando si frappone in mezzo un divisorio, una divisione. Потому что если я чувствую другого как самого себя, как он не может солгать? Perché se io sento quello che sente l'altro come me stesso, come può mentirmi? Вот, собственно, это разделение есть, да? Questa è la divisione. Вот это уверенность в том, что я отделен от тебя. È la certezza del fatto che io da te sono separato, sono un'altra cosa. Уверенность, что то, что для меня хорошо, что то, что для тебя плохо, для меня может быть хорошо. L'essere sicuro che una cosa che per te è male, che a te fa male, per me può essere un bene. Помните момент грехопадения, да? Se vi ricordate il momento del peccato originale, когда Адам говорит, это не я,
Адаму dice: "Non sono stato io". Это жена, которую ты мне дал, она мне дала. La donna che tu mi hai dato, mi ha dato. И я ел. E io ho mangiato. То есть типа, накажи её, я ни при чём. Cioè, chiedi di punire lei, punisci lei, io non c'entro. Вот, вот это ощущение я ни при чём. Questa sensazione che io non c'entro. Оно, собственно, и есть вот эта стена, которую мы между собой. È questo, questo muro che noi costruiamo tra di noi. Спасибо большое за доклад. Я просто grazie tantissimo per от сердца. La relazione proprio di tutto cuore. Ora ho capito e questo muro penso che sia molto, si possa riassumere semplicemente con la parola individualismo. Questo e quindi la definizione che avevo dato io prima di morire per il prossimo è esattamente quella che hai dato tu dopo, detta meglio. Abbiamo detto più che adesso purtroppo non mi ricordo, però è sempre quello, cioè mettere da parte se stessi, che è sempre una sofferenza per forza, perché si è sempre legati a se stessi. Ma però farlo per amore, cioè l'amore è proprio questo. Sì, grazie. D'accordo. Allora, sentiamo adesso la relazione prodotta da Evelyn Esposito Frignani Clugiri. Legge Evelyn Stan, classe 4 L, Ipsia Corni, Modena, la morte del corpo e dello spirito. Errati будем долго. Писатели, философы, Достоевский, считается мессия. Скажи, Люфтяна, per favore. Браво. Писали на разные шедевры, но несмотря на то, что он такой жестокий, все равно он человек, человеческое существо. Его библиография зависит от его идеологии, даже известными книгами, которые есть в произведении, но прежде всего от страдания, которое характеризовало его мучение его жизни. Он потерял маму, когда ему было 15 лет, отец ковбой, потом его убили через 2 года пью пьяну, и когда он узнал размер сердца, у него эпилепсия, первый удар от эпилепсии. Но самое важное, это то, когда его арестовали и наказали смерть, а потом, только когда он уже там, узнаем, что его не бывает. Это последний эпизод, заметили его жизнь, кризисы, эпилепсии, поэтому из-за этого. И он постоянно жил воспоминанием о том, что он один шаг от смерти. Можем заключить с уверенностью, что Ром была автором неудачной, несчастной, но несмотря на все это, он продолжает жить, защищая его мышление. Мышление интеллектуала, который постоянно жил в контакте со смертью. Как тогда мы можем увидеть через его слова, какое значение его героя? У каждого есть своя личность, какая миллия, как будто это все фрагменты сложного менталитета Достоевского, который оживляется. Какое видение смерти? После этого видения мы начинаем тему, анализируем тему смерти в двух рассказах и один роман, где кроме значения присутствует Сложность человека, наверное, самое сказочное. Этот рассказ дает важное сообщение. Смешной человек на поверхности без различных жизней думает о самоубийстве. Когда он получит знак, главный герой хочет себя застрелить в голову. Это самое интересное способ, чтобы бесполезно умирать.
nel dato di giorno in cui avesse ricevuto un segno, il protagonista decise di spararsi la lente adesso, metodo più efficace per una morte veloce e indolore, ma per lo più sparando così a dove risiede la ragione, la ragione che lo rende ridicolo perché consapevole della propria esistenza e potenza. Di me arrivavano tutti e sempre, ma nessuno di loro sapeva, ma non indovinava che se c'era un uomo sulla terra, più di tutti consapevole che lo ridicolo quello ero io stesso. Ma la luce dell'altro ci viene mostrato che proprio sul patibolo, ad un passo dalla morte, l'indifferenza sarà più assente. Sarà o non sarà? Sarà. Ed ogni uomo, dalla la sua vigliaccheria, ricercherà la vita. Era come se adesso non potessi più morire senza aver definitivamente vissuto qualcosa. In una parola, quella bambina mi salvò, perché io con quelle emozioni, io differì nel mio corpo di libertà. Paralelamente, quasi all'inizio della scritta dell'autore, l'uomo di piccolo cade addormentata all'improvviso in un sogno. Сон, который потом разрешается, коррумпируется индивидуализма и распространение разума, открывает человеку истину и позволяет его духу возрождаться, сейчас осознавая, что жизнь – это открытие собственного сердца в другом, и это единственное спасение для человечества, и становится все больше смешным человеком. Этот человек будет проповедовать бесполезно, но неустанно любовь к жизни, показывая, что это необходимо действовать сердцем, сердцем переполненным любовью и желанием, через которые он мог выйти этот рай, а не сразу. Боль немощи, непонятно, когда его не понимают, осознавая, что все это будет спасти эту девушку, девушка, которая спасла его. Таким образом, нам показывается духовное возрождение, которое произошло в ночь 3 ноября, человека, который на поверхности пустой и без различия. Надо тогда сказать, что есть образ, который повторяется в рассказе Достоевского. Это девушка, ребенок и девушка, которые невинные, которые из-за обстоятельств и справедливости и так далее. И делает примеры. Говорится, это все связано со смертью его дочки Сони, когда она была маленькая. Прекрасный пример – это рассказ Маши Христа на Йорке, рассказ. Даже не надо говорить о том, что никто не поможет, то есть как будто это само себя разумеется, что никто не поможет ребенку, и все будут смотреть на него с пристрастием, и случайно даже с ненавистью. Его изгоняют, отвергают, он ищет тепло, и в конце концов, если это дрова, он ищет у него надежда до конца. Но он умрет в агонии, в холоде, и это как будто шутка, злая шутка, что он, там есть трава, которую могли бы сжечь, но концовка – это как иллюзия для читателя, потому что есть вот эта счастливая концовка, где нам показывается вот эта встреча ребенка с другими детьми, с матерями, с Иисусом, все вместе празднуются. Религиозная реальность, где дух ребенка продолжает жить до конца, оставаясь этим невинным ребенком, переполненным надеждой. Но все это сопротивление в конце второй концовки. Реальность. Ребенок умер, и никто не оживает его в этом материальном мире. Остается только тупик.
Мы рассматриваем два момента. Убийство старухи и искупление. Раскольников – это пример провала. Бедность – это глубокий нигилизм молодого человека, который решил выйти из этой ситуации, убивая старуху, прощаясь, который в конце концов думает, что он супер-вому, Ницше, да? И который выносит суждение о человеке, который, по его мнению, заслуживает смерти. Но он что-то планировал, а потом у него будет постоянное мучение из-за того, что он убил человека. После он будет избежать от себя самого, постоянно отрицать, но потом есть человек, который будет его вести до искупления. Один единственный человек – Соня. Соня – это представление чистого существа, и это имя дочки автора. Без вины, которая должна быть вождем, духовным наставником грешника, которая и представляется как образ ребенка. Но она сама как самая проституция. Несмотря на то, что она была девушкой, которая вели к проституции, незначительная девушка, звезда мармелада, она никогда не будет терять христианскую душу, которая стремится к доброте и к рассказу. Эта девушка – это образ, человеческий образ красоты, которая из-за идеологии Достоевского люди разделены в трех уровнях – поверхности, и которые спрашивают самую Богу. Она станет и спасением для Достоевского, благодаря которой будет искупить ту вину, которую потом позволяет возрождение и искупление. Достоевский носит такое простое мышление, но сложное для понимания. Чтобы возрождаться, всегда нужна смерть. Для того, чтобы было возрождение, всегда необходима смерть. Можно это почти сравнить с естественным кругом жизни, который здесь приобретает высшее значение, включая очень часто, очень сильно религиозно. Смерть души носит изменения, и это именно это понятие, которое необходимо для спасения души. Либо отражаясь в повседневной жизни, нельзя никогда становиться к смерти, несмотря на то, что это такое. Всегда внутри смерти есть возможное развитие. Может быть, есть трагическое или несправедливое развитие, но на это можно всегда смотреть. С завершением, как будто часто своих произведений Достоевский умирает в Питере. Это темно, грустно, allora, которое он, в конце концов, всегда отвергал и ненавидел. Delle domande. Io avrei un'obiezione abbastanza radicale su questo, perché non riesco a capire sinceramente quanto viene affermato all'inizio, per cui si parla di Dostoevsky, di questo suo celebre nichilismo infuso nelle opere. Cioè, non so, adesso magari potrete anche spiegare che cosa intendete per nichilismo e come legate questo invece al fatto che andando ad analizzare i testi parlate di questa rinascita, parlate di una rinascita che avviene nei personaggi, una rinascita spirituale, oppure alla fine date una lettura anche in chiave positiva della morte, perché la morte è per una rinascita, non è fine a se stessa. E allora come si mettono insieme questi aspetti con
il nichilismo di Dostoevskij di cui voi parlate all'inizio, perché a me appaiono come in contraddizione, in contrapposizione queste due cose, però forse non ho capito bene. Da dove avete preso? Celebre per chi? Questo nichilismo, da dove avete preso questa frase? Cosa intendete per nichilismo e come sta insieme con quello che dopo dite? Non sa rispondere. А тогда по поводу того, что вы пишете в середине, потому что вы А потому что сначала вы рассматриваете выстрел в себя смешным человеком как духовную смерть. Perché all'inizio considerate il fatto che l'uomo di Cristo si è sparato come una morte spirituale. Правильно ли я говорю? Ho capito giusto? Ага. Вот, а потом как бы, то есть, что значит в данном случае духовная смерть? И poi come, нет, что значит в этом случае духовная смерть? Voglio dire questo, cosa significa in questo caso morte spirituale? Потому что как раз после этого во сне начинается вроде бы как жизнь его духа. Perché poi dopo il sonno inizia proprio come la vita del suo spirito. Освободившегося от безразличности. Lo spirito che si è liberato dall'indifferenza. От всех вот этих вот вещей, которые его как бы запирали, тормозили, да? От tutte le cose che lo avevano come bloccato. Вот, а вы называете это духовной смертью. Почему? Questo noi lo la chiamiamo morte spirituale perché lui smette di vivere. Потому что он перестает жить. Non prova più emozioni, non. Не чувствует эмоции. А, то есть. Духовная смерть до сна, до выстрела в себя, да, во сне. La morte spirituale cioè prima di quando si spara in sogno. Prima di spararsi. Prima. А выстрел как раз насчет духовного возрождения, да, тогда. E invece quando si spara significa rinascita spirituale. Esatto. Ok, grazie. Ok, grazie. Grazie. Sentiamo ora Ahmed Rauf e Dozon, in realtà Dozon Autor, Ahmed sono i due autori, legge direi Ahmed. Classe quarta B, Ipsia Ferro Corni, Modena, la visione dell'indifferenza. Ah, vengono entrambi, ok. Ma c'è una sedia sola. Ok, vedi il Abbiamo citato qui la casa e siete capitati. Basterà di scrivere, c'è metodo, si sì. Из трех рассказов. Из трех рассказов нас очень поразило повторение слова безразличия. Мы задали себе вопрос, почему автор использовал слова безразличия. Мы
В этом же рассказе потом автор используя еще раз слово «безразличие», но это противоречие, потому что ясно, что у него получается чувство разлуки. Мы заметим, что в «Жизни Марии» и в «Мачо Крисовой Лёвке» термин «завтра» предлагается. Вот это «безразличие». Этот разлучение в лексике слова каким-то образом, в основном образы, которые смотрят автор. В «Жизни Марии» c'è un rumore di fondo che fa fare molta fatica. Vai un po' più lentamente. Которые являются ли чувствами, которые надо завоевать, сильными опытами, которые мне обыкновенной жизни после этого рассказа. Quindi quella che ponete alla fine è una domanda, no? È un вопрос. C'è qualcuno che vuole rispondere alla loro domanda? Loro si chiedono se, se l'indifferenza è la situazione di partenza della vita
la condizione più naturale e istintiva di ogni uomo. E l'altruismo e l'amore per il prossimo, sentimenti da conquistare con esperienze fuori dall'ordinario e dopo una lunga riflessione. C'è qualcuno che vuol prendere posizione su questo? У меня тогда вопрос к докладчикам. Скажите, пожалуйста, когда вы написали вот этот последний вопрос заключения, да? Potete dirmi, per favore, quando avete scritto l'ultima domanda che avete posto in conclusione? Где вы видели начало человеческой жизни? В каком месте? Qual è il punto che voi identificate come inizio della vita umana? Se in differenza sia una situazione di partenza della vita umana, dov'è per voi la partenza della vita umana? Hai visto nelle ultime righe, quando è proprio una vostra affermazione, quando dici la questione di differenza è una situazione di partenza della vita. Secondo me la partenza della vita è proprio, cioè leggendo i racconti di Dostoevskij, quando visto che appaiono sempre dei bambini, secondo me quello della vita inizia proprio dai bambini, essendo bambini. То есть тогда справедливо ли утверждение, что в самом начале, вот в детстве мы безразличны? Allora sarebbe corretta l'affermazione di dire che nell'infanzia noi siamo indifferenti? Devo rispondere. Sì, devo rispondere. Sì, devi rispondere. No, essendo bambini non si può, cioè non si può essere indifferenti, perché l'infanzia è l'unico momento in cui tu puoi scegliere di fare quello che vuoi, quindi non si è indifferenti. Cioè in pratica c'hai ancora tante cose che potresti fare o vorresti fare, da piccoli si può essere. A еще я бы сказала, что дети удивительным образом привязаны к другим людям, к окружающим. Inoltre io direi che i bambini sono stupefacentemente attaccati in esso alle altre persone. То есть, да, ну, с мамой почти не разделим. Cioè, con la mamma sono quasi inseparabili. Вот, но и они склонны очень привязываться ко всем, кого они встречают. E hanno molto la tendenza a affezionarsi, attaccarsi alle persone che incontrano. А вот это вот безразличие, оно нарастает, когда выстраиваются какие-то разделения между людьми. Mentre questa indifferenza cresce quando si costruiscono dei divisori, delle mura di separazione tra le persone. То есть это точно не начало жизни. Cioè, sicuramente non è il punto di partenza, non è l'inizio della vita. Indifferenza. Вот. Поэтому мне кажется, если вот по этим же трем рассказам, по которым вы работали, попробовать все-таки точно определить вот эту точку возникновения безразличия. Voi provaste a identificare con precisione qual è il punto in cui sorge l'indifferenza. То все, что у вас было как вопрос, вы сможете высказать как некую теорию. Tutto quello che voi avete posto in forma di domanda potreste esprimerlo in forma di una vostra teoria. То есть вы поймете, откуда все-таки начинается человек, что в начале, да? Capirete
Da dove, dov'è il punto di inizio dell'uomo, che cosa c'è all'inizio? Каким образом возникает вот эта индифферентность? In che modo nasce l'indifferenza? И что и как потом с ней случается? И che modo poi accade di questa indifferenza? Вот. Потому что если вы увидите, что это не начало, не, да, вот как мы сейчас уже увидели, если вы будете исходить из того, что это не начало жизни человека. Perché se voi accorgerete, come abbiamo già visto adesso, che l'indifferenza non è il punto di partenza della vita. Вот, то вся как бы линия, она поменяется и примет некоторые вот более надежное, что ли. Allora la tutta la Tania, la linea si trasforma e diventa come più affidabile, diventa più chiaro. И роль ребенка будет понятнее. E sarà più chiaro, diventa più chiaro anche il ruolo del bambino. Grazie. Grazie. Grazie mille. Sentiamo la relazione realizzata da Ainhoa Cammia e Elia Reggiani, classe terza media, scuola secondaria di primo grado di Seme di Fidenza. Legge Ainhoa Cammia, il bambino da Gesù, la voce dell'ambientazione. Голос среды. А, да, место детства. Я заметила, что автор говорит не только через разных героев и события, но даже через элементы, которые обычно используются как как-то leggendo il bambino dal piccolo albero di Natale, mi sono accorta che l'autore ci parla non solo attraverso vari personaggi e le loro vicende, ma anche con elementi storicamente usati come sfondo, come le leggende nostrici e l'ambientazione. Questi elementi accompagnano il lettore in un'avventura che sente più vicina e che riesce quasi a percepire più sensi. Il freddo, ad esempio, è l'attributo di tutto il brano, avvolge le cose, penetra nelle persone e sembra quasi la regista delle vesti. Scusate. L'abbiamo già detto, uno può uscire un attimo, fare un giro, chi rimane dentro questa sala bisogna che decida di dominare tutte le cose che gli vengono da dire. Parti dal freddo. Il freddo, ad esempio, è l'attributo di tutto il brano, avvolge le cose, penetra nelle persone e sembra quasi la regista degli eventi. Anche nel momento della morte della madre, l'autore fa dire al bambino, fa troppo freddo qua dentro, e in questa frase racchiusa tutta l'innocenza del bambino, il potere, quasi del freddo. Quando il bambino, quando il bambino freddo, gli fanno male i pini e i piedini, e sono diventati rigidi e non li può più muovere. Questa rigidità, secondo me, assume un significato morale, in quanto freddo diventa anche il simbolo della rigidità delle persone, troppo impegnate a contare qualcosa di sicuro, di cui gioire, come i regali e l'albero di Natale, per accorgersi del bambino. Poi è l'autore, così vediamo le labbra, che attraverso il calore da cui è formato, riesce a dare brevissimi attimi di pensare al bimbo, a cui basta così poco per divertirsi. Poi viene il buio di un sottosuolo, anche se è mattina, quello del paese in cui il bimbo da cui trova, viene a posizio piedi. Il paese da cui il bimbo? Da cui il bimbo è arrivato, e quello del cortile sotto la legna, cui egli trova il rifugio. Nel buio il bimbo ha paura, ma cerca sicurezza, proprio da questo buio scaturisce la luce, da qui alla fine tutto è a bordo e il bimbo si sente finalmente felice. Il bimbo sperimenta la luce in vari momenti. La prima volta è quella della città, che però viene associata alla folla che hanno passo e quindi sembra essere anche più successiva. La seconda esperienza è l'illuminazione della vetrina del negozio, di cui egli non può tuttavia essere parte, la vede attraverso un vetro. Infine vi è il terrore del paradiso, quella luce intensa che il bimbo può quasi toccare, che lo avvolge e dimostra la bellezza dell'amicizia. I bambini lo abbracciano e lo baciano.
e il calore dell'affetto della mamma. Dietica tra un mare di difficoltà e di mamma, e tra una scarsa e una gialla costruita per la rabbia, per la pratica, per la stessa vicinanza, ma se la prima morte è piena di tristezza, la seconda ha tutto un altro colore, è piena di speranza, perché il bambino si ritrova rilassato e felice, come mai prima di ora. E gli assicuro che la sua vita adesso in poi si svolgerà in quel luogo lì, assieme alla sua mamma e a tutte le persone che vogliono bene, prima o poi si svolgerà. Ci sono domande? Мне очень понравился ваш доклад. Да, да, это мне очень понравилось. Но вот в конце вы говорите о том, что как бы последние, да, строки рассказа, они вот дают вот эту вот радость, уверенность. Ma alla fine tu dici che le ultime frasi del racconto danno questa, cioè trasmettono questa gioia, questa sicurezza. Вот, а между тем, да, ведь последние, совсем последние. Mentre quelle che sono proprio le ultime, ultimissime righe del racconto. Это те самые дрова и трупик за ними. Sono quelle che parlano della catastrofe di legna, del cadavere dietro la catastrofe di legna. И в одной из перечислений тьмы, темноты, да? Che tu hai inserito nell'elenco dove parli del buio. Вот. Но это происходит после вот этого света Рождества. Ma questo accade dopo la luce del Natale. Как вы думаете, почему все-таки вот эта вот среда, да, в рассказе выстроена именно таким образом? E cosa pensi? Perché secondo te questa ambientazione è costruita secondo questo ordine, proprio in questo modo? E poi metto alla fine la luce, mentre mi racconto la fine del buio del bambino che muore a contatto di legno. Ho visto che occupate dell'ambientazione, lei dice, l'ambientazione è costruita in quest'ordine. Qui metto a vedere la luce del buio. Perché secondo me? Perché finisce col cadaverino, che non è proprio luminoso. Secondo me c'è almeno paracchino, perché. Il racconto finisce così perché comunque avvicina, avvicinati di più. Dostoevskij, secondo me, scrive questo racconto perché, cioè, secondo me non gli è venuto a caso di scrivere questo racconto proprio. Lui dice che non sa perché sta raccontando questa storia all'inizio, ma secondo me è un motivo, qualcosa comunque è successo. E secondo me finisce per il fatto che qui c'è un cadavere, perché inizia a raccontare un cadavere, perché la mamma è morta, e lo finisce allo stesso tempo con un cadavere. Perché? Perché vuole far capire che proprio... Cioè, Natale non è solo una festività, perché noi ce la lasciamo passare, perché siamo magari con la famiglia, abbiamo i regali, così, ma voglio far capire che più a fondo del Natale, di non andare, di non restare proprio solo in superficie, di andare proprio più a fondo. E comunque, secondo me, tipo, anche il fatto che questa è la prima scena iniziale, dove dice che c'è sua mamma che sdraiata per terra, c'è un bambino, ci sono altre due persone. La nostra professoressa in classe ci aveva fatto vedere la famiglia Volpona, che rappresentava il Natale in Russia. E quindi tipo, quello fa capire che magari tipo, il bambino e sua mamma sono tipo come la Madonna e Gesù, e tipo il bambino è proprio una sorta di Gesù. Perché tipo abbiamo notato in classe durante il brano, cioè ad esempio Gesù quando muore aveva i chiodi nelle mani dei piedi, i bambini dice che si congelano sia le mani dei piedi. Ноги, а ребенок говорит, что он должен его разморозить руки и ноги. Окей. То есть идея рассказа. То есть идея рассказа в том, чтобы. Cioè, l'idea del racconto.
в том, чтобы показать несоответствие празднования Рождества его сути. È quella di mostrare la non corrispondenza tra il modo in cui si festeggia il Natale e la sostanza della festa. Secondo me sì, perché vuol far riflettere sul fatto che non dobbiamo fermarci alla superficialità del Natale, altrimenti siamo tutti in quella bella festa, perché è nato Gesù, siamo più parenti, abbiamo i regali, comunque proprio, e invece dobbiamo capire anche che fuori ci sono persone che nonostante sia Natale passano dei momenti che comunque muoiono anche il freddo, anche se è Natale. А я бы вот еще как спросила. А вот этот самый трупик в конце, да? Вот этот вот тьма и холод. А в то время как ребенок уже где-то в свете, да? Это ведь как бы часть вот всего-то все того же, все той же среды, да? È sempre parte della stessa ambientazione. И мы сами оказываемся частью этой среды. E noi stessi ci troviamo a essere parte di quell'ambientazione. Потому что мы как бы те, кто создавали вот эту тьму и холод. Perché noi siamo quelli che hanno creato quel buio e quel freddo. Потому что мы не пришли на помощь. Perché non abbiamo aiutato al ребенку. То есть мы оказались частью вот этой инертной среды, замороженной, темной. Cioè noi siamo parte di quell'ambiente inerte. Congelato, buio. Вы с этим согласитесь? Io sinceramente sì, perché se noi magari tipo aiutassimo le persone che sono fuori in difficoltà anche magari adesso, anche se non è Natale, sarebbe comunque un mondo migliore, perché abbiamo creato noi questo freddo, questo lamento appunto, perché se noi avessimo se aiutassimo tutti i giorni nel nostro piccolo le persone bisognose potremmo cambiare di più il mondo e potremmo togliere questo freddo del buio. Grazie, grazie. Sentiamo ora Lorenzo Gilbertini, classe 4A, Energia, Delitti Sforni, Modena, sofferenza vista nella serenità. Sofferenza vista nella serenità. Le racconto il sogno di un uomo piccolo. Scusate un attimo. Le racconto il sogno di un uomo piccolo in cui si incontrano numerose volte i termini sofferenza. Questo concetto compare nel testo all'inizio e poi ritornare spesso fino alla fine. Quindi mi sono chiesto che cosa significasse per lui sofferenza e ho preso in esame le frasi in cui è contenuto questo concetto. O come soffrivo nella mia adolescenza per il terrore di non poter reggere e di fare io stesso di un tratto con la confessione di compagni. In questa frase c'è un concetto molto significativo. Egli aveva il terrore di dire a qualcuno lo stato di sofferenza in cui era e spiega anche che con l'età adulta non ha più paura di questo suo segreto che si tiene dentro se stesso. Questa riflessione indaga sul fatto che quando si è nell'adolescenza si ha bisogno di confidare e condividere i problemi, mentre nell'età adulta si ha una maggiore capacità di affrontarli individualmente. Un ragionamento fluiva dentro l'altro, mi appariva chiaro che se ero un uomo e non ancora uno zero e finché non fossi diventato uno zero, io vivevo e pertanto potevo soffrire, arrabbiarmi e provare vergogna per le mie azioni. In queste frasi ha voluto farci riflettere sul concetto dello zero, cioè alla fine di tutto. Per lui diventare uno zero significa annientarsi e non provare più vergogna e sofferenza. In poche parole, la morte era per lui l'unica via per scappare da questa sofferenza. Altrimenti non sappiamo amare senza sofferenza e non conosciamo il favore fuori dalla sofferenza. Io muovo la sofferenza per amare.
Questo tema mi ha portato alla vita di ognuno di noi, quando si ama bisogna anche soffrire, lavorare su questo amore per imparare cose nuove su me stessi e sugli altri. Mi pareva sapessero già tutto, così mi sembrava, e volessero scacciare al più presto la sofferenza nel mio volto. In questa frase parla delle creature fantastiche del sogno che vogliono che lui non soffra più, perché questo per loro non conoscono la sofferenza e vivono in un modo di pace. Io li vedo con i miei occhi, li conosco e li apprezzo sul tutto loro. Lui soffre, non conosce l'amore e la pace senza la sofferenza. E nonostante lo desideri nel profondo del suo cuore, non riesce a trovarlo ed è alla ricerca continua. Infine questi uomini si stancarono di tutta questa fatica inutile e sul loro volto compare la sofferenza, e poi gli uomini proclamarono che nella sofferenza c'è un senso. Secondo me l'amore non è solo sofferenza, alcune volte ci fa soffrire, ma ci aiuta a crescere e a migliorarci, perché la vita non è un paradiso e noi dobbiamo fare sforzi per avviare la sofferenza e vivere in maniera serena. Sì, volevo chiedere una cosa. Quando tu dici all'inizio fai la differenza tra quando sei adolescente e invece quando sei adulti, no? Per cui quando sei adolescente si ha bisogno di confidare, condividere i problemi, nell'età adulta si ha una maggiore capacità di affrontarli individualmente. Aspetta, non ti ho ancora fatto la domanda. Ok. Stai attento alla mia domanda. Io ti chiedo, ma quando tu dici che nell'età adulta si ha una maggiore capacità di affrontare individualmente, tu lo dici come una cosa positiva o come una cosa negativa? Secondo te è positivo o negativo? Secondo me è positivo, perché che uno le affronti individualmente, dico. Sì, perché secondo te è positivo. Comunque sia nell'adolescenza oppure anche nell'età infantile, uno se non ha il conforto di qualcuno che lo sostenga per appunto risolvere questi problemi, secondo me lo potrebbe risolvere, però non in modo corretto, mentre nell'età adulta si acquista questa capacità, diciamo. E allora scusa, se è positivo affrontare individualmente i problemi e non il condividere, tu come interpreti quella terra dove l'uomo ridicolo arriverà, dove invece tutti condividono tutto? Per te quella terra è positiva o negativa? C'è da dire che quella terra, allora intanto, la terra dove lui va non è, diciamo, la nostra terra terrestre, tipo una specie di paradiso. Che però è negativo questo paradiso. Paradiso dipende dal punto di vista in cui uno lo vede. Tu come lo vedi? Io lo vedo positivo all'inizio del testo, poi alla fine quando loro scoprono appunto questa sofferenza cambia tutto sui loro volti. Quindi c'è una contraddizione. Sì. Cioè c'è una contraddizione, tu dici che è meglio affrontare i problemi individualmente e non condividerli. Questo sulla nostra terra, diciamo. Eccoci arrivati al punto. Allora spiega bene perché sulla nostra terra è meglio affrontarli individualmente e invece in paradiso è meglio condividere. Perché comunque sia, noi sulla nostra terra siamo in un mondo difficile, ci sono tante persone, ognuno la pensa alla sua maniera, ognuno ha la sua opinione, e
invece appunto nel paradiso, cioè tutti sono, sì, sono puri in anima, diciamo. Io ho avuto questa visione. Sono più? Scusa? Puri in anima. Purezza dell'anima, hanno più. Cioè, siccome c'è la cattiveria nel mondo, è meglio pensare a se stessi. In alcune volte sì, assolutamente. Но там ведь в конце этой земли, да, то же самая ситуация. В конце вот этой второй земли. Alla fine di quello che accade nella seconda terra, però c'è la stessa situazione. То есть каждый имеет свое мнение, каждый решает свои проблемы. Ognuno ha la sua opinione, ognuno risolve i suoi problemi individualmente. Почему тогда там это плохо? Perché allora lì è male questo. Ma diciamo che appunto quando subito quando lui intraprende questo viaggio non la interpreta poi come una cosa fatta male, cioè la interpreta solo quando questi uomini scoprono la sofferenza alla fine del testo. E perché quello è negativo? Tu vedi che quello è negativo, sì, che si sia rotta quell'armonia? Sì, perché appunto lui lo porta questi esseri alla conoscenza della sofferenza, appunto questi esseri prima non la conoscevano, adesso conoscono questa sofferenza e non vivono più bene come vivevano prima. Quindi quello che è bene là non è bene qui. Assolutamente no. Gli altri due mi sembra che voglio. Prego. Cioè, a mio parere invece. Avvicina il microfono. A mio parere invece mi pare giusto condividere i problemi. Cioè, il non condividere i problemi nell'età adulta può essere un problema, nel senso che il confronto è giusto e serve comunque per aprire la mente e farci ragionare trovando un problema a una soluzione in maniera comune anche. E non soffermandoci solo sul nostro pensiero. E il risolvere sempre i problemi in maniera individuale può portare l'uomo a, diciamo, isolarsi dagli altri e di conseguenza non lo reputo una cosa positiva. Tornando al discorso. Ma invece è soggettiva come cosa, perché mi devi avvicinare al microfono, abbi pazienza, tiratelo, prendilo pure. Per me è soggettiva perché comunque, come pensava mio compagno, cioè magari può essere individuale la risoluzione dei problemi, o magari soffermandosi, cioè, da soli su un proprio problema ci si può magari distrarre di meno e arrivarci più rapido all'obiettivo, e consultandosi invece con altre persone magari, diciamo, ci si può distrarre, e allo stesso tempo magari le altre persone possono avere idee giuste e comunque essere aiutate, quindi dipende dall'individuo. Спасибо. А вы увидели, что мы от страдания перешли к от слова страдания перешли к слову проблема? Grazie. Vi siete accorti che siamo passati dalla parola sofferenza alla parola problema? И мне кажется, что это важно. Mi sembra che questo sia importante. Проблемы, как бы, это то, что надо решать. Perché i problemi sono una cosa che deve essere risolta. Это некоторая задача, да? C'è come un compito, uno scopo. А страдание это то, что мы испытываем. Mentre la sofferenza è quello che proviamo. Вот, в какой-то ситуации, если мы не решаем проблемы. In una situazione, se non risolviamo problema. Или в процессе решения проблемы. O mentre risolviamo problema. То есть в разных ситуациях, cioè, да? In situazioni diverse. Мы все-таки говорим здесь о проблемах или о страданиях. Ma noi qua parliamo dei problemi o della sofferenza? Nella loro relazione. Да. Il tema è quello proprio della sofferenza. Il tema è il tema stradale.
А тогда у меня будет вопрос такой. Allora vi faccio questa domanda. Может быть, вы определите, что вы тогда имеете в виду, когда говорите страдания. Allora magari potete provare a definire che cosa intendete voi quando usate la parola sofferenza. Потому что мне кажется, что мы именно без определения так оказались вот в такой полосе неопределенности, да? Perché mi sembra che è proprio per la mancanza di questa definizione che ci siamo trovati in questa indeterminatezza. Allora, dunque, per me la sofferenza è comunque sia un modo educativo per imparare cose sulle altre persone, ma anche su noi stessi, perché se noi comunque non conoscessimo questa sofferenza, io sono convinto che vivremo, diciamo, da... Scusate il termine, vivremo da idioti se non conoscessimo questa sofferenza, perché siamo proprio differenti come noi. То есть страдание – это выход из своего безразличия? Cioè, la sofferenza è una via di uscita dalla propria indifferenza? Assolutamente sì. Okay. А может быть? Volete aggiungere? Согласна. Но тогда почему? Нет, vi vorrei dire una cosa. Dilla. Prendi il microfono. Che secondo me la sofferenza è un problema, c'è un collegamento, nel senso che il problema appunto lo dobbiamo risolvere e penso che comunque una persona quando prova sofferenza voglia arrivare al capo della sofferenza per non provarla più, anche perché la sofferenza diciamo noi oggi la concepiamo come male, di conseguenza che una persona nel male non viva bene. Вот, да, я бы хотела это уточнить, потому что в том, что вы сказали, страдание появляется как что-то хорошее тогда. Sì, ecco, io volevo proprio precisare questo, perché quello che hai detto tu invece, allora la sofferenza compare come qualcosa di positivo. Как бы как наш двигатель, да? Come un motore, qualcosa che ci muove. К другому, к познанию. Verso l'altro, verso la conoscenza. К себе другому, verso да? Se stessi. Своему собственному развитию. Verso un altro noi, cioè il nostro sviluppo. Но мы хотим, чтобы оно прекратилось. Ma noi vogliamo che la sofferenza smetta. Assolutamente, perché anche se io sono convinto di una cosa, che anche se la sofferenza non esistesse, noi comunque nella vita non faremo mai progressi, quindi ci aiuta comunque. E però ti chiede, non faremo mai progressi, però ti sta chiedendo allora come mai, se è positiva, noi vogliamo che smetta. Perché comunque è uno stato d'animo che ci passa male e noi dobbiamo trovare delle soluzioni per alleviare il dolore. È diciamo un dolore che serve, però non deve essere intenso. Non esageriamo, ti dico. Sentiamo l'ultima relazione, vi chiedo per cortesia di resistere. Chi non ce la fa più può uscire, lo ripeto. Scusate. Allora, Matteo, Marco e Giuseppe Scelfo della classe seconda B dell'Iti Scorni, inferno, purgatorio, paradiso. Scusate, da qui il lavoro di traduzione così è veramente faticoso. Sentite che differenza quando c'è silenzio.
Prego. La nostra professoressa ci ha proposto in classe la lettura di brani scritti dal famoso scrittore Rousseau Dostoevskij. Dopo la lettura dei brani ci siamo divisi in gruppi e abbiamo esaminato senza alcun aiuto da parte dell'insegnante o almeno di provato il racconto di un bambino da Gesù nato il mio Natale. Ci siamo soffermati su alcuni punti che ci sembrarono critici, secondo il nostro parere, in particolare sugli spazi che occupa il bambino all'interno del racconto, il sottosuolo, la città e il cielo, da lui poi erano illuminati come l'inferno, il purgatorio e il paradiso. La vicenda si svolge all'inizio in una cantina dove tutto è freddo e gelido. Le manine salando il luogo stesso. Il vapore si porta verso l'alto in una diversa realtà, in un mondo forse migliore. In questo luogo la cantina abbiamo altri aspetti drammatici come la sofferenza, la malattia e la morte che purtroppo mette in luce la povertà assoluta che non possiede niente per vivere. Il bambino quindi esce dal sottosuolo e vive un'emozione, come una nuova nascita, dalla fredda terra in un mondo fatto di luce, trasforma cavalli, carrozze, la vita. Il piccolo attirato dalla cantina che, a nostro parere, rappresenta come un muro che segna il passaggio dalla vita reale a quella sperata. Una linea di confine che può andare a parte ciò che vive, la sua difficoltà di sopravvivere, dall'altra il sogno, la felicità, di un mondo quasi reale. È il mondo dei ricchi, si vede una stanza piena di bambole, giochi, espressione di altri ben felici, forse metafora. Il testo poi prosegue parlando della fame, del dolore, ancora del vita del piccolo che lo riportano alla realtà e del successo in questo mondo perfetto dove lui risulta l'unico elemento suonato. E come se lo stanno sappia, non posso, non voglio guardare per il sogno. Как будто общество не знает, не может, не хочет смотреть, заботиться. In questa parte del racconto Dostoevskij ci sembra voglia iniziare la differenza sociale tra tutti i poveri. Автор, кажется, что это то освободиться на этой тоске, попадая в рот того, который приобретает, придумывает, смотрит, что его ум как будто свободно родится, а там опадается. Se c'è qualcuno, se volete intervenire dovete farlo veramente prendendo il microfono e facendo le domande. Cioè, quindi tu stai dicendo sostanzialmente che l'invenzione e quindi la scrittura sono una fuga, un rifugio di fronte all'angoscia, alla tristezza e alla meschinità. Alla fine dite questo, no? Cioè che lui, scrittore, che inventa questi mondi, attraverso l'invenzione
praticamente vuole liberarsi. Magari provate a spiegare in che senso lui vuole liberarsi dalla tristezza inventando questo paradiso. Cosa, come l'avete capita questa cosa? In che senso liberarsi? Inventando questo paradiso. Cioè lui quindi non ha trovato una risposta alla tristezza. No. Cioè si è reso conto che esiste anche povertà e tristezza e spesso vengono ignorate dalla gente che sta meglio. E quindi ho cercato di scriverlo rappresentando il messaggio attraverso un bambino, che è una figura molto debole e non ha fa fatica rispetto a loro. E quindi quel paradiso finale è la fine, cioè comunque se vivi come abbiamo visto il bambino o in un altro modo il paradiso c'è, quindi è successo lui, e se ti gira capire da te non lo sai, non lo so. Noi ci siamo più soffermati sul bus, sul viaggio che ha fatto il bambino, partendo da, dal sottoscolo che andava di sera. Abbiamo avuto una stabilizzazione maggiore di scuola. Мне тоже крещение показалось, что вы в конце говорите как бы о том, что Достоевский нашел фальшивый выход. Anche a me, anch'io come Cristina ho avuto l'impressione che voi alla fine abbiate detto che la via di uscita di Dostoevsky, la trovata Dostoevsky, sia falsa. Вот, это так? Ma è così o no? Volevate dire proprio questo? Окей, я скажу, что я имела в виду дальше, да? Потому что тут вот вы правы, да? Это может быть просто такая самозащита человека. Perché avete ragione, potrebbe essere benissimo un'autodifesa se la persona. То есть я вижу весь только ужас, да? Cioè vedo che è tutto tremendo, tutto orrendo. Но я не могу позволить, чтобы в мире все кончалось. Scusate, stiamo per concludere tutti. Quindi vi chiedo per cortesia, due minuti e concludiamo tutti. Ma non posso permettermi, vedo che è tutto orrendo, ma non posso permettermi che tutto finisca così male. Вот. Поэтому я придумаю какой-нибудь прекрасный конец. Perciò mi invento un finale meraviglioso. А можно на это посмотреть по-другому? Oppure si può guardare questa cosa in un altro modo. Достоевский, создавая вот этот прекрасный конец, creando questo finale bellissimo, который ведь один из концов, там два завершения, он как бы хочет сказать, насколько бы, насколько бы ненужным не оказался человек здесь, на этой земле, per quanto inutile possa essere stata questa persona sulla terra per gli altri, cioè per quanti gli altri possano non averlo guardato, есть тот, кому нужен абсолютно каждый человек. C'è qualcuno, c'è colui per cui è necessario, è voluto ogni uomo in assoluto. И этот человек именно вот каждый человек именно при встрече с ним, да, явится во всей своей красоте. E ogni persona proprio nell'incontro con questo qualcuno si manifesta in tutta la sua bellezza. И всю свою великость. E in tutta la sua grandezza. Вот.
И что бы вы ни делали, как бы вы его не унижали, как бы вы им не пренебрегали, вот это его величина и значимость, они абсолютно неуничтожимы. Да, у нас остается трупик. Вот. Но великая душа ушла туда, где ее видят и понимают. Ma l'anima grande è andata là dove sarà compresa. То есть он как бы ничуть не оправдывает действия окружающих. Но он одновременно показывает, кого они так проигнорировали. Вот эту вот величину, да, величие и qualcosa di grande, сияние, да, di grande, la grandezza e lo splendore di qualcuno che loro hanno così ignorato. Да. Возможно, ведь и такое решение вопроса, нет? Può esserci anche questa conclusione. Un attimo, scusate, un secondo, dico solo questa cosa. Si sono evidentemente aperte tante questioni. Abbiamo due occasioni per non lasciarle cadere, oltre, insomma, due occasioni prossime. Una è oggi alle 2, la tavola rotonda, in una delle sale, in una delle aule della scuola qui del Muratori. L'altra invece, fuga nella realtà, sabato pomeriggio, domani 17.30 alla Biblioteca Delfini. Ricordo i diplomi, venite a ritirare qui al banco i diplomi per chi è intervenuto. Ok, grazie a tutti, grazie. Ascolta, ma posso tenermi i tuoi dati? Come posso fare i dati? Vedi un po' il telefono. Qua. Massimo, dove c'è? E invece quello che fa? Sì, ok, ciao, grazie. I diplomi qua. Ok, adesso basta qua. Ok, grazie mille. Cosa dice la partenza?